Nonostante ultimamente il golf non sia decisamente lo sport preferito dai videogiocatori, Frozen Dream pubblica sul mercato PC un prodotto originale e a tratti divertente ispirato proprio a questo sport. La Snoni è una di quelle software house con cui probabilmente siete entrati in contatto senza nemmeno accorgervene. Questo perché il volentieroso game designer che si nasconde dietro il nome della società ha già pubblicato sul mercato PC un paio di titoli di discreto successo. Legendary Hunter VR e Stardust VR non erano grandi titoli, soprattutto a causa di un game design un po' goffo e di un'estetica veramente molto impersonale. Però il prezzo extra budget a cui venivano venduti ha fatto sì che alcuni utenti trovassero nei prodotti di Last Noni dei videogiochi tutto sommato solidi, dal concept semplice ma alla fine abbastanza divertenti. Golf Pool VR non si differenzia per niente dai titoli precedenti e propone anzi un mashup bizzarro tra due sport che può sicuramente divertire molti di voi, nonostante sia ancora in early access e quindi abbia ancora dei problemi abbastanza importanti, ma adesso ne parliamo. In uscita il 16 luglio, Golf Pool VR verrà lanciato con un accesso anticipato della durata dai 2 ai 6 mesi, necessaria ad interiorizzare i feedback del pubblico e migliorare così strada facendo il prodotto fino alla full release. Per una volta mi sento di dire che la scelta è quella giusta, perché per rendere questo bizzarro mix tra sport davvero competitivo c'è necessariamente bisogno di migliorare alcuni elementi fondamentali di game design. Golf Pool VR, come suggerisce il nome, non è altro che una sorta di simulatore tra il golf e il biliardo che vira verso un'impostazione arcade a tratti davvero spassosa. Le regole sono esattamente quelle di quest'ultimo sport, ma le dimensioni e gli strumenti propri del regolamento subiscono qui una variazione importante. Impugnando un solo motion controller, che simulerà quindi la nostra mazza, ci ritroveremo immersi in una manciata di ambienti ben realizzati, sempre al di sopra di un enorme tavolo da biliardo e in cui potremo muoverci attraverso un classico teleport. Da qui dovremo quindi imbucare tutte le palline del nostro colore attraverso la spinta di quella bianca, prima che l'avversario faccia lo stesso, per poi chiudere la partita con l'immancabile palla nera. Certo, non vi devo spiegare le regole del biliardo, però. L'elemento bizzarro è quindi non solo il fatto che useremo una mazza da golf al posto della stecca, ma che, viste le dimensioni dell'area di gioco, saremo costretti ad approcciare le meccaniche del biliardo in modo totalmente differente. Sul fronte del gameplay, Golf Pool VR propone due approcci di gioco decisamente differenti. Il primo è il gioco nudo e crudo, così come ve l'ho descritto, e senza alcuna guida o aiuti che ci vengano in soccorso. In questo caso dovremo basarci soltanto sulla nostra sensibilità e il nostro occhio, ma a causa di un motion controller che non riesce chiaramente a replicare il peso di una vera mazza, sarà quasi impossibile portare a termine una partita con un punteggio positivo. Il secondo, decisamente più riuscito e attivabile con la pressione di un tasto, vi mostrerà invece una proiezione immaginaria del colpo che state per tirare, dandovi la possibilità di bloccare addirittura la traiettoria prima di eseguire il colpo. Qui troviamo il primo grosso problema del titolo Last Noni. Se da una parte l'idea è ottima e rende il gioco infinitamente più fruibile e divertente, dall'altra la sensibilità della traiettoria risulta davvero troppo millimetrica, facendoci perdere costantemente preziosi minuti soltanto per riuscire a bloccarla nella posizione a noi più congeniale. In soccorso a questa problematica, evidentemente consapevole, lo sviluppatore ha aggiunto la possibilità di regolare ancora di qualche centimetro la direzione attraverso il thumbstick, subito dopo il lock della traiettoria. Scelta gradita, ma chiaramente non ancora abbastanza per rendere sempre immediato il gameplay di Golf Pool VR. Il titolo presenta anche un'estetica un po' vecchia, figlia di un Unreal Engine 4 utilizzato in modo un po' scolastico e impersonale, nonostante il colpo d'occhio possa risultare plausibilmente soddisfacente ai più. Ingiustificabile anche una modalità alternativa in cui salvare dei pinguini a colpi di palle infuocate su blocchi di ghiaccio, ingiocabile da tutti i punti di vista e che va sinceramente a sporcare il resto dei contenuti. A proposito di contenuti, avremo a disposizione ben 5 scenari diversi in cui competere sia contro la CPU che contro altri giocatori in partite multiplayer online. Questo tipo di giochi, a meno di successi eclatanti che capitano una volta l'anno, è giusto che puntino prevalentemente su single player e in questo caso sarà quindi possibile giocare serenamente in solitaria anche coi server deserti.
Oltretutto, l'IA nemica riesce a risultare sufficientemente realistica da proporre una sfida apparentemente intensa che rende Golf Pool VR tranquillamente fruibile un po' in tutte le salse. La sua Golf Pool VR ha comunque tre cose. La prima è che ha un gameplay effettivamente di base, solido e divertente, che può solo crescere. La seconda, legata proprio a questa, è che dall'Early Access potrebbe uscirne veramente vincitore se risolve quei piccoli problemi che ancora sul fronte del game design. E la terza è che, come tutti i titoli Last Noni, ha un prezzo estremamente budget di lancio, ovvero 12,99€, che potrebbe quindi far gola a una specifica fetta di utenti che cercano questo tipo di esperienze. Di indie inguardabili da 4 soldi, purtroppo il mercato della VR è veramente veramente pieno, però in questo caso si è davanti a quelle rare produzioni che dietro una scorza un po' amatoriale, un po' povera, nascondono di fatto alcune buone idee. Aspettiamo di vedere come se la caverà Golf Pool VR con la full release a fine anno, ma fino ad allora, se volete, potete comunque dargli una possibilità. Potrebbe non rivelarsi una bruttissima idea.